come comportarsi in amore, ma più che come comportarsi in amore, se pensi questo in amore, sicuramente hai sbagliato, stai toppando in qualche modo. Di che cazzo starò parlando? Te lo dico subito. Sono Federico Picchianti, parlo di seduzione, dinamiche sociali. Iscriviti al canale, mi raccomando, clicca la campanella, ti lascio qua il mio libro che trovi su amazon.com. Scrivi il mio nome e cognome su amazon.com. Per trovare tutti i miei libri, oppure clicca un link in bio per trovare accesso a tutti i miei contenuti riservati. Quando c'è scritto consulenza privata, clicca il link e ti si apre una pagina per i contenuti riservati. Ma andiamo al punto, andiamo alla situazione. Ragazzi, come fai a comportarti in amore? Io mi sono selezionato delle cose, cioè mi sono scritto, ho fatto degli appunti, se la vogliamo dire così, che mi possono aiutare più o meno a capire, no? Possono aiutare a capire voi più o meno di quello che sto parlando e che cosa voglio dirti, cioè che cos'è che è sbagliato pensare in amore. Non è che se io penso che lui mi vuole o se penso che lui mi possa volere in qualche modo, ok? Allora devo dire, beh, in quel caso si sarebbe fatto avanti. No, questo io penso che sia un atteggiamento, una risposta sbagliata, controproducente per quello che dovresti valutare e verificare in amore. Cioè, non puoi pensare che una persona si sarebbe fatta avanti a prescindere se ti avesse voluto davvero, perché devi identificare più o meno il grado di interazione e di attrazione che una persona può avere nei tuoi confronti. Di conseguenza, se io non sono realmente o pesantemente attratto, possono esserci delle barriere sociali che mi impongono, mi impediscono di farmi avanti nei tuoi confronti. Quindi di che cosa sto parlando? Se io sono tendenzialmente timido, ho dei problemi di timidezza e stronzate varie, che poi non sono stronzate, però è il mio modo di dire, ci possono essere questi come ostacoli da me che ti approccio o a me che mi faccio avanti in alcuni spunti. Di conseguenza, con questo atteggiamento rischi di perdere alcune cose nel gioco dell'amore. Cioè, se ti immedesimi o comunque cerchi di posizionarti nei panni dell'altra persona, nei panni di una persona che magari è appunto una persona più timida, quindi cerchi di empatizzare o comunque di entrare nei punti di vista di un'altra persona, cerchi di rendere prospettica la cosa, no? Cerchi di rendere poliedriche, più poliedrici i vari punti di vista. La cosa che puoi fare è dire ok, quanto devo volere questa persona e quanto è in grado di superare quegli ostacoli, perché se non è in grado di superare quegli ostacoli o quegli ostacoli sono traumatizzanti, quindi ci sono dei problemi riguardanti quegli ostacoli, o di conseguenza, e che appunto riesce a superare quindi ha dei traumi, o di conseguenza non gli piaccio abbastanza. Quindi un attimo, prima di dire se mi avesse voluto allora si sarebbe fatto avanti, take it easy, pensa un attimo a perché quella persona non si è fatta avanti, tuttavia cerca di sovvenzionarla, cerca di far sì che l'altra persona si faccia avanti a te, azzera la prossemica con lei o con lui, azzera la vicinanza, fatti avanti, parla, guardano negli occhi, flirta, banter, no? Push pull, provoca l'altra persona. Fai qualcosa che possa dare comunque lo spunto, l'idea di poter essere non rifiutato su un medio breve termine. In questo modo puoi capire, puoi avere un'idea chiara, puoi dire sì, forse questa persona veramente non è poi così interessata e quindi nonostante io faccia vedere a questa persona che sono disponibile a parlare o che sono disponibile a farmi avanti, andrebbe comunque male. Invece, in altre situazioni puoi verificare e valutare che se ti fai avanti nei confronti di quella persona, si farà avanti ancora di più e di conseguenza avrai tolto le barriere. Togliendo le barriere e gli ostacoli, l'altra persona riuscirà poi a venire verso di te. Questo atteggiamento mentale ti può salvare il culo in alcune situazioni, ti può far sì e può aiutarti a capire più o meno quelli che sono dei contesti principali che possono giocare a tuo favore, che sia in un bar, in un nightclub, che sia in un nightclub, vabbè, nightclub in inglese, però intendo una discoteca, in un club. Che sia in una barra, che sia in un locale, in un contesto lavorativo, in un contesto sociale, cerca di capire più o meno quali sono le limitazioni di quella persona e poi rivaluta dicendo: ah, se mi avesse voluto davvero si sarebbe fatto avanti, perché questa frase ti può fottere o ti può, diciamo, prevenire, può prevenire delle occasioni carine che ti potrebbero piacere sul lungo termine. Questo è un ragionamento che ti suggerirei di applicare in generale su tutto nella vita, soprattutto in amore. Quindi, ok, il ragionamento perché comunque delimita e denota i tuoi standard quando lo fai, quando lo applichi, ma fallo prima, però fallo avendo fatto prima un'analisi dell'altra persona di quello che l'altra persona può avere o può aver pensato o perché può non essersi fatta avanti. Che tu sia una donna nei confronti di un uomo nei confronti di un uomo nei confronti della donna, viceversa, questo vale in entrambi i casi. Si parla di relazioni dinamiche tra uomini,
donne, esseri umani, insomma umani. Noi ci sentiamo al prossimo video. Io ti ringrazio, iscriviti al canale, ti ricordo sempre, per i contenuti riservati trovi tutto al link in descrizione, clicca consulenza privata e poi ti si apre una pagina e ti dà tutte le mie varie opzioni. Questo, sai che cos'è questo? Questo è il mio libro, trovi tutti i miei libri su amazon.com. I'll be see you in the next video, ci sentiamo al prossimo.